Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta a bacio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la base, farina di tipo 00, uova, zucchero, olio di semi d'arachide, latte, cacao amaro, cioccolato fondente fuso, nocciole tritate, lievito, vanillina. Per la crema, latte, farina, zucchero, cacao amaro, cioccolato fondente e Nutella e nocciole. Per la copertura, cioccolato fondente e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo lo zucchero, la vanillina e le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e le facciamo montare per 8 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il latte, l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Togliamo la farfalla, aggiungiamo la farina, il cacao. E il lievito. Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il cioccolato fuso. Le nocciole, azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo negli stampi. Per questa ricetta abbiamo utilizzato degli stampi a semisfera che ci serviranno per comporre il bacio. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo nel boccale il latte. La farina. Lo zucchero, il cacao ed azioniamo il bimby per 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. Aggiungiamo il cioccolato fondente e la Nutella. Azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo.
La torta si è raffreddata e l'abbiamo sformata. Abbiamo tagliato la cupolina e abbiamo svuotato l'interno, che farciremo in seguito. E poi abbiamo diviso la torta in tre strati. Adesso andremo a farcire il primo strato. Mettiamo un po' di crema. Livelliamo con la spatolina. Dopo aver livellato bene, mettiamo un po' di granella di nocciole. E chiudiamo con lo strato. Col primo strato che abbiamo già tagliato. Livelliamo bene. Anche qui mettiamo la granella di nocciole. E chiudiamo con l'ultimo strato. Adesso andremo a riempire la nostra cupolina mettendo all'interno due noccioline, un po' di crema e andiamo a posizionarla sulla torta. Mettiamo momentaneamente da parte la torta e faremo la glassa al cioccolato. Prepariamo la glassa mettendo all'interno del boccale il burro. E il cioccolato fondente. E azioniamo il bimby per 5 minuti, 60 gradi, velocità 3. La glassa è pronta, l'andremo adesso a versare sulla nostra torta. Lasciamo solidificare la glassa per almeno 2-3 ore. Torta bacio. Grazie e alla prossima ricetta.